nel dialogo serrato fra Maria, la giovanissima donna di Nazareth, e l'angelo, si vede bene qual è il secondo richiamo che questa liturgia oggi ci rivolge e che diventa quindi un modo per camminare rivolto a tutte le vostre realtà nel futuro che ci attende. È il tema della libertà. Nel comportamento della Vergine Santissima si vede benissimo che cosa sia un autentico e pieno atto di libertà. Soffermiamoci un attimo sulla chiusa del brano del Vangelo. È secca e singolare. E l'angelo si allontanò da lei. Questa parola, si allontanò, segna bene ciò che può essere passato nel cuore della prima giovane ragazza. Restava fisicamente sola di fronte a un'impresa impossibile, inimmaginabile per chiunque. E però non cedette alla tentazione di rifiutarsi all'impresa. Non reagì dividendo, rompendo la ragione dall'affezione, il senso di quell'annuncio dall'adesione fiduciosa all'annuncio. Accettò di aderire con tutta la propria capacità impegnativa ed affettiva al segno che Dio le aveva mandato. Quella giovanissima donna riuscì a fidarsi e ad affidarsi, perché la fede del popolo di Israele era nutrita, la sosteneva nel rischio la sua libertà si assunse, perché ogni atto di libertà implica rischio. Per questo l'uomo, per poter agire liberamente, ha bisogno di appartenere alla persona di colui che gli apre la strada verso la vita, a Cristo Gesù. E questa appartenenza non può che avvenire nel seno della Chiesa e in tutte le sue forme espressive, come sono le vostre realtà. Però, ed ecco il terzo richiamo, qual è la pienezza della libertà? La fede che consente alla libertà un atto consapevole e composto. Dove conduce? Conduce all'amore, conduce al dono incondizionato e totale di sé, a Dio e quindi agli altri, come strada per la riuscita, per il compimento del Dio, come possibilità della propria santità, dice il Papa nella Deus Caritas Est. Maria è una donna che ama, ma come potrebbe essere diversamente? In quanto credente che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Chi pensa secondo Dio e chi vuole secondo Dio ama. Non per fare la mia soltanto, ma per fare la tua volontà, dice Gesù, secondo la lettera. Ecco allora, carissimi fratelli e sorelle, gli ordini, le scuole grandi, la scuola d'alma, la circolazione del corpo, il movimento per la vita, tutta quanta comunità marciana, qui riuniti in questo giorno Natale della nostra città, per venerare la Santissima Vergine Nicopea,
questo gesto che coincide per loro con la visita del patriarca, sono chiamati a incarnare nel quotidiano questa mentalità e questo stile di vita.